Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio dei Condotti PS per quanto riguarda la rubrica delle classifiche. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così che quando altri video saranno pubblicati voi ne sarete informati. E inoltre vi ricordo di andare a visitare il sito internet del canale www.borderlineitalia.com. In questa nostra terza classifica parleremo di tutto quelle volte in cui un nostro amico vulcaniano si è lasciato andare a una grassa risata. Molte serie di Star Trek, se non tutte, hanno incluso dei personaggi che hanno quello che posso definire dei deficit emotivi. Per esempio, in The Original Series abbiamo Spock, in Enterprise c'è T'Pol, Data in The Next Generation, e in Voyager c'era 7 di 9, che è stata introdotta dalla quarta stagione in poi in sostituzione del personaggio di Kes, e in Deep Space Nine c'era Odo, che aveva delle grandissime emozioni per il maggiore Kira, e francamente anch'io avevo delle emozioni per il maggiore Kira. Allora, se voi state pensando che i vulcaniani non hanno emozioni, state sbagliando di grosso. È un popolo che ha imparato a reprimere queste emozioni tramite varie tecniche di meditazione, e poi non ci dimentichiamo mai del colinare. Detto ciò, iniziamo con la classifica. Al quinto posto abbiamo Spock, nell'episodio pilota Lo Zoo di Talos, episodio che sappiamo che non andò in onda, sì, dal principio. Ovviamente si può fare un episodio solamente per quanto riguarda Lo Zoo di Talos, però andiamo avanti. A capo dell'Enterprise infatti abbiamo il nostro impavido Christopher Pike, anziché di Kirk. Si recano su Talos 4, il capitano organizza una squadra, sbarcano con il teletrasporto, e in questo pianeta ci sono delle piante di colore blu che sembrano comunque delle foglie messe in degli steli metallici, che quando vibrano emettono un suono. Quando le toccano infatti queste piante, non vibrando più, non emettono più il suono. E questa cosa fa emozionare Spock, che si lascia andare con un simpatico sorriso. E quindi poi andiamo al quarto posto con T'Pol, nell'episodio Navetta 1. Il 33 del comandante Tucker pensavano che l'Enterprise fosse andata distrutta. Loro erano all'interno della navetta 1 e stavano aspettando che l'ossigeno si consumasse per poi, diciamo, passare a miglior vita. In una circostanza, il tenente Reed, mentre sta sognando, si vede che è nel lettino dell'infermeria dell'Enterprise. T'Pol gli dice che i vulcaniani non sono insensibili all'eroismo. A un certo punto Reed dice la parola gattone. Mi sarebbe piaciuto un nome tipo Gattone. E questo scatena una leggera ilarità in T'Pol. Vero Gattone. Bravo Gattone, sei il nostro numero uno, tuttavia era solamente un sogno, perché sappiamo che alla fine T'Pol se la fa con il tuo collega Tucker. Al terzo posto abbiamo T'Vok, nell'episodio Enigmi della sesta stagione di Star Trek Voyager. In questo episodio T'Vok era stato attaccato e poverino aveva dimenticato un bel po' di cose, tra cui aveva dimenticato pure di essere un vulcaniano. Durante la sua convalescenza passa molto tempo con Neelix, che gli dice a Neelix: beh, insegnami tutto quello che sai fare. E ovviamente Neelix cosa gli può insegnare se non a cucinare? Infatti T'Vok prepara per Paris e Kim una coppa gelato alla frutta wiki con triplo cioccolato con salsa Fetrand. Non so esattamente cosa siano tutte queste cose, ma tuttavia penso che sia altamente ipercalorica. E quando Paris e Kim gustano questo dolce, guardate la felicità di T'Vok. È fantastico. Come vi avevo detto, T'Vok, diciamo, non è in sé, perché era stato reso un rincoglionello. E passiamo al secondo posto con Spock, nell'episodio Il Duello. Sì, di nuovo Spock ritorna per via del Ponfar, si sfida al duello con il capitano Kirk. E poi a fine episodio lui scopre che non ha ucciso Kirk, Kirk è ancora vivo. E guardate la sua felicità nel vedere Kirk che sia ancora vivo. Jim! Prizza energia da tutti i suoi pori vulcaniani. Bravo Spock che non hai ucciso Kirk prima del tempo, perché come sappiamo poi Kirk è stato ucciso durante lo scontro tra Tolian Soran nel film Generazioni. E al primo posto abbiamo T'Vok. Perché ho messo T'Vok al primo posto? Perché qui T'Vok si lascia andare una grassa risata nell'episodio Forza Lavoro, che è episodio diviso in due parti, in cui molti membri dell'equipaggio della Voyager gli avevano fatto una sorta di lavaggio del cervello da parte di questa razza che aveva carenza di manodopera nei suoi impianti industriali. E T'Vok si vede che
durante un gringo dopo lavoro si lascia andare a una grassissima risata che rende felici pure tutti noi, ovviamente, anche in questo caso poveri due che hanno fatto il lavaggio del cervello, che tra l'altro sarebbe interessante anche fare una classifica di tutte quelle volte che è stato fatto il lavaggio del cervello a un personaggio di Star Trek. Vediamo cosa ne esce. Grazie Duvok per questa tua risata. Se vi è piaciuto questo episodio, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, visitare il sito internet www.bordelanitalia.com e ci vediamo con la prossima classifica. Ciao!